Eccoci amici, come promesso, durante i momenti in cui abbiamo una minima pausa, Max sta preparando la puntata dei Macete di questa sera. Quindi era tutto vero. Era un scherzo, no, tutto vero. Tutto anzi, vero. Siamo oltre dei 40 secondi, devo capire cosa tagliare. Vabbè, troveremo adesso. Beh, ma questo videino non te lo puoi tagliare. No, questo lo lascio. Se praticamente oggi è la puntata che parlerà del febbraio 2020. Esatto. Quindi era ancora The Walter che canta la pandemia. Comincia a essere una roba che non si sa bene. E Segretta che canta la canzone della Merdusa. Sì, bello. E Salvini, Walter Anella. Tutto stasera. Ok, tutto stasera. Gomagna. Sughetto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso goli a camisa piena de macete. Macete 25 dicembre, amici, buon Natale di tutto cuore dal vostro Presidente del Consiglio. Oggi puntata dedicata a febbraio, un mese meraviglioso, un momento veramente che dobbiamo seguire con attenzione. Quindi puntata di Macete dedicata a febbraio. Oh ragazze, scusami, anche se ero qua un poco a contemplarvi, però il lavoro mi chiama, suonano alle porte della Sbatcaverna. Andiamo. Arrivo! Oh carissimo, mi hai portato la mia dolce. Se la prima sera non ti potrei neanche pensare. Cioè la ragazza un poco timida, un poco del cuore, sensibilità, un minimo, niente, non sto neanche ascoltando. 40 euro sì, quelli là. Guarda tizio, queste persone senza un minimo di sensibilità, un minimo di cuore, un minimo, aspetta che. Ciao, abbiamo scusimi, so che sono mancante da questo punto di vista, però. Lavoro se lavoro. Biofa, per l'appunto, no, voglio chiederti. E come sta a trovare ieri che ti ha cacciato? E poi cioè, dettagli. Scusi, dai, posto del 60, come mi fa Cesana, mi ti faccio. 35. C'è un dettaglio, dai, le robe importanti, cioè, cercherò di trovare una soluzione. Dio, questa gente è abbastanza però, cioè. Non sei colpa tua, non sei. Aspetta che vediamo che sei che. Di nuovo. Rioda! E anche Biofa mi ha detto sta roba, sì. Sa, mi ha preso dall'emotività, del trasporto, non me l'avevo accorto di questo piccolo. Di questa piccola mancanza. Adesso che parlo cerco insomma di trovare una soluzione, anche perché la ragazza è sensibile. E cosa lamentarsi? E boh, ma è la prima sera, cioè anche la ragazza sensibile, cioè anche te senza cuore però, E ascolta, te ho fatto anche un buon prezzo, quindi non sta adesso far longhi per piccole cose. Cioè, anche te non so signora, non te so signora. Te che ha toccato la mia sensibilità, non ti dico niente neanche la mula perché sennò resta male. Via. Il grande Tony Buganza! Come se è tempo ciò che non sento, la leggenda, grande. Ah, te che sapevo, sì, go qua. Sì, no, ancora non ancora più ti spendi soldi oltre confin che dopo. Non ti muovi il commercio, cittadino, no? Sta qua con noi. Va là, sì. Commovente la sua disponibilità. Abbondanza, cioè. Sì. Ah, ti piace essere ligato, robe. Cosa? A domicilio ti ha portato a casa. Ah, non ti capisci una casa. E ti fa in giro. Così. E allora non sei bondage, figlio mio, se va a bondage. Cioè, adesso sta. Troviamo una soluzione, dai, se no ti lascio qua. Il posto per te è un po' lussuosetto, però va bene. Tesoro. Non emozionarti adesso. Alla linguancetta. Sollevo. Una roba per te, una sorpresa. Ho deciso di darti il nome, se è il momento. Ebbene. Voglio chiamarti come che chiamavo la mia prima amorosa, Clara, da Clara sì, e anche ti sono sicuro
che te farà sparire tantissimi brufoli da tantissimi ragazzi bisognosi. Questa è una roba. L'emozione, Clara. Te voglio un ben che non te dico, c'è un ben che non te dico. Tesoro, Clara, è un momento difficile per un creatore, chiamami un po' come che te voglio, non so. È un momento complicato perché gli amici più cari mi ha fatto notare che purtroppo te ha una piccola mancanza, ma noi supereremo questo momento. So, vuole essere, forse sarà un po' doloroso, ma lo faccio per te. Se sarei una merdusa, niente ciotti, niente ciotti. Se sarei una merdusa, niente giusi, ma vi è fatti. Se sarei una merdusa, io non posti fare sciocchi. Quasi come una bebè, quasi come una bebè. Il mio brother che è tortura, viene a spazzatura. La mia madre che è passione, si rigore. Il mio padre non ha senso, non si libo su chi ha fatto. Il mio padre non ha senso, se non parla banco mai. Se sarei una merduglia, non avresti le tre gira. Se sarei una merduglia, non avresti le follower. Se sarei una merduglia, non nuotassi con le pine. Andrei fuori con i coppi, niente shopping, niente shopping. Finalmente una pausa, la pennichina del guerriero, cioè, che il momento in cui si rilassa l'uomo, cioè, cos'è pausa, e cos'è meno pausa vuol dire che riga supera ianta, pausetta, dormimo, ma rilasso, dai che, eccolo, sapevo, biofa, chi poteva essere se no biofa, pronto, cosa c'è, costega? Sta agitarte, tranquilla, non sta. Questa agitazione, dai, ma cosa c'è? Ma non sarà un problema, ma vivi la vita, carpe diem, dai che zoccia, non preoccuparti, dai. Ma non c'è problemi, alla grande. Zero paura, guarda, adesso mi stavo per dormirti, lasciami dormire, biofa, che ho bisogno di dormire. No, rilassati, non sta succedendo niente. Sii tranquillo, tutto a posto. Ma si immagini se mi agito, Dio. Lasciami dormire, cioè, non chiamarmi più che dormo, va bene? Dio, ho detto Dio, va, moglie! Allora, sempre per il concetto che noi siamo qua alle 4 e fermo le puntate oggi, Flavio si è vestito da Zdenko. Brividi dei brazzi, perché fra poco sarà l'intervettino di Zdenko. Quindi guardate che minose che becciogo in giro, guardate che ora che sei adesso, sono le ore 16 e qua al mio fianco stiamo montando la puntata di oggi, ovvero la puntata dedicata a febbraio 2020, che si sta comunque un bel mese febbraio. Si sta un mese che ancora non si sgadeva ancora bene, capito cosa succede nel mondo. Forse dobbiamo fare un tracciato, perché abbiamo fatto addirittura una canzone di Walter all'interno di questa cosa qua, che scherza sulla pandemia, la casa tua. Pensi che in casino la casa buia che abbiamo fatto questa nuova bellissima cosa, questo tipo roulette che si chiama roulette nostra, che somiglia a roulette russa, ma se un poco diversa, se praticamente 10 tamponi e uno si è infettato. La bella. Wow, sei coccolissimo questa roba. Veramente. Oh, gran madre, dico forte, sciopri morte, a gran fare, dico piano, cara prostata, Instagram e faccio storie, i miei voli mi aspettano, le scienze, i perdoni e la sanità, di che sono una medusa, da mia madre non mi sposto, c'è vita, pioggia, scaluto, c'è sconfitto nel composto, se sarei una medusa. Però non buttare la plastica nel mare, perché la plastica nel mare si bagna. Moglie il telefono, non per terra, ma sono proprio mona. C'ho il telefono, metti, spegni e metti in tasca. Prima spegni, dopo in tasca. Bravo, Dio. Sì, ti voglio bene.
Ciao, via, via. Sì, via, via. Oh, so anche sto matto, cioè, io devo sempre salvarmi la vita, sempre le robe. Dormire, eh? Boh, Biufa, come sei? Cioè, de novo ti mettiami ancora questa psicosi e paura e terrore, moglie, de, ma per favore, una cosa supermercati, ma moglie, de, ma smettila, smettila, ma cosa mi, araga mi de se robe so immune, mi non vorrei niente, ma sommato che mi adesso mi farò inzingannare queste monate, ma per favore, de, inzingannarmi mi farò inzingannare, adesso, per favore, Biufa, lasciami dormire, stavo a dormire, lasciami dormire, Andavo a piedi nudi per la strada, toccavo tutti quanti con le mani, spruzzavo germi ad ogni stranudata. Mi sono paziente zero, son da one. Tossir sulle zucchette della PAM. Macete. Sono andato in Cina, in piazza, in aeroporto. Ecco, ho abbracciato tutti a carnevale. Mammi, non mangio mai carne di porco. Perché mi dici tutti che fa male? Avrei soltanto voglia di abbracciarvi, non toccarmi! Anaffettivi tutti siete ormai, non parlarmi! Non state lì con quegli sguardi torvi, non io solo che d'amor vi contagiai. Mascherina, ma che prezzo? Per 48 euro la darò. Ma sto c***o! Con 36 flaconi di mucchina. Domani all'asta mi li batterò. La pandemia, la sei casa tua. Vaccini, sì lo so che se un po' dura, se a casa mia e ti tega la bua, se devo ancora dirmi son e non e fu, la pandemia, qua di casa mia, se gente fuori della porta. La fila, la pandemia, per mandarla via, butta la pila avanti e non pensar che più. Tu, 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 tu.
questo. Questo spacciatore che cosa sta facendo? Faccia la telecronaca. I residenti dicono che questo tizio è uno spacciatore che sta al primo piano. Peter Song! Cosa vuol dire? Oh, chi sei? Oh, oh! Dio fa? Buongiorno! Dion, Tombio. Buonasera! Decidite, uomo! Lei è al primo piano? Secondo, secondo! Ci può far entrare cortesemente? A casa mia? Eh no, a casa mia, sì, a casa sua. E chi te sono? Leopardo il cucciolone, ciao! Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere. Ma chi, Faustina? E chi te che ha dito? E chi è questo? Ce l'hanno detto dei cittadini. Hanno detto giusto o è sbagliato? E no arroganza, che se no c'è mia moglie Fatina dei denti, su un attimo ciccio, sai? E questo qua, eh? A occhio non mi risponde più il tizio. Pronto? Buongiorno, buonasera. Io volevo entrare da lei. In senso corporeo? Qualcuno che dice che lei e suo figlio spacciate. Sì, che abbiamo semio, io impanatico se le voglio, mi dici? E lei chi è? Sono la mamma, e come me non c'è nessuno, va bene? Come non c'è nessuno? E lei chi è? Sto parlando con un fantasma. Allora, sono un po' comona, signor, come me non c'è nessuno. Lei chi è? Lei è il padre o il figlio? No, sono il Spirito Santo e ti c'è proprio niente il culo, va bene? Ah, papà, fai a lavorare, quindi lei è il figlio? No, papà, ti stirà in letto. No, e lei chi è? Sono la mamma. Lei chi è? La mamma, te godito. Lei chi è? E allora vai mona, cosa ti posso dire? Vai mona. È al quinto piano. C'è meglio che te vai mona. Tocca salire, onorevole. Ha buttato giù un'altra volta. Macete è un programma evidentemente prodotto da... Le culatte. Mole. Se ciò di rosini.